Reinauguriamo la Casa del Libro, che dopo 2 anni purtroppo di un problema che era nato a Villa Bombiglio per la sua istruzione, la reinauguriamo grazie alla collaborazione con Lega Ambiente e Rabbazzi, che abbiamo instaurato con l'associazione Non Tostare di Gioele Farrugia. Finalmente questa sera abbiamo il piacere e l'onore di restituire ad Agrigento la fruibilità della Casa del Libro. Siamo soddisfatti di questa nuova inaugurazione della Casa del Libro. Sappiamo tutti che, insomma, dopo una spiacevoli vicissitudini legate all'ultima esperienza in questo senso, siamo riusciti a rilanciare, grazie all'impegno di tante persone che si sono spese per questo obiettivo, un percorso che secondo noi, insomma, è veramente importante per la città, perché è un percorso di comunità, di condivisione di cultura, di condivisione di esperienze, ed è un percorso, siamo convinti, che può far crescere questa città da un punto di vista culturale sicuramente, e da un punto di vista anche sociale, per quello che riguarda poi il confronto, il dibattito, la discussione che nasce attorno alla lettura, attorno allo sport, attorno ai temi che insomma, ci coinvolgono come cittadini. Quindi siamo, insomma, molto, molto contenti di poter essere qui oggi a reinaugurare la Casa del Libro. Io ringrazio gli organizzatori di questo evento, di questa iniziativa che ovviamente a parte condivido, alla quale sono felice di partecipare. Mi sfugge il motivo per cui sono stato invitato a fare in qualche modo da padrino a questa iniziativa, però sono veramente contento che ogni tanto si aprano luoghi deputati alla cultura, alla lettura, alla riflessione. È importantissimo in una città, ma in una società direi in generale, in cui si va perdendo il significato anche delle cose, e si parla sempre per sentito dire, si approfondisce sempre di meno. Quindi un posto dove invece si può venire a fermarsi, a riflettere, a non usare il telefonino e a sfogliare un vecchio libro, possibilmente anche polveroso, perché no? È sempre una cosa positiva. Veramente io sono molto felice questo pomeriggio di trovarmi qua. La cosa che mi preme sottolineare particolarmente oggi è che, allora, personalmente sono veramente molto felice, perché avevo creduto in questo progetto 3 anni fa, quando Gioele Farrugia di Non Sostare me ne aveva parlato, e non ho mai smesso di crederlo come un progetto valido per promuovere la cultura. E quindi mi preme molto sottolineare la disponibilità da parte della società polisportiva Real Basket e Real Volley, che gestisce il Palasport Nicosia, la disponibilità ad ospitare la Casa del Libro e a renderla nuovamente fruibile al pubblico, perché questo luogo comunque sarà aperto ogni giorno. Non è una pubblica piazza, non è una via pubblica, ma nonostante questo sarà aperto ogni giorno, e ogni giorno chi lo vorrà potrà venire qui, potrà venire a portare dei libri, potrà venire a prendere dei libri, e quando se li sarà portati a casa, li avrà letti, potrà decidere se riportarli nuovamente indietro e consentire ad altri di leggerli, oppure se custodirli gelosamente a casa propria perché magari quel libro gli è piaciuto particolarmente. La funzione della Casa del Libro è appunto questa, quella di funzionare come una biblioteca circolante che mette a disposizione di tutti le buone letture e quindi la cultura, e soprattutto la mette a disposizione delle nuove generazioni. Questo è un luogo, il Palazzetto dello Sport, frequentato prevalentemente da giovani e giovanissimi, e quindi siamo sicuri comunque di aver fatto qualcosa di molto importante assieme a tutti quelli che ci hanno aiutato a trovare fondi per ripristinare la Casa del Libro. Siamo sicuri di aver fatto una cosa molto importante a favore soprattutto dei giovani della nostra città. Si apre Casa del Libro dopo l'esperienza non andata a buon fine a Villa Bonfiglio, adesso in un'area circoscritta, in un posto dove lo sport è di casa, ma da ora in poi anche la cultura sarà di casa.
anche Book non poteva rimanere sordo all'invito di Claudia Casa, Legambiente, di Non Sostare per la riapertura della Casa del Libro. È un'occasione per la città di scambio, di movimento, perché il book sharing prevede questo, quindi uno scambio di libri. Lo scambio di libri vuol dire uno scambio di idee, quindi chi lascia un libro da qua potrà tornare con un libro in più, è un'idea in più, è un atto di civiltà e di crescita per tutti quelli che amano i libri e per chi spera che le cose possano prendere una piega diversa. Quello mi preme dire è che dalla brutta vicenda che ha diciamo caratterizzato la Casa del Libro, adesso si sono incontrate delle nuove energie che spero siano veramente il motore per fare decollare nuovamente questo spazio e che questi libri possano partire da qua e raggiungere tutta la città.